Buongiorno, bentornati all'Ora Solare. Allora, oggi è una puntata un po' particolare perché voi lo sapete bene, sono sempre gli ospiti, e questa è la cosa bellissima per noi, che vengono a trovarci qui nella nostra casa. E ci sono giornate, ci saranno giornate, nelle quali saremo noi ad andare a cercare loro e a trovare loro. Dove? Fuori dallo studio. Allora, io lascio qui la cartellina, prendo il mio cappotto, la borsa, la sciarpa ce le ho in macchina. Voi seguitemi, perché andiamo a vivere una grande emozione, grande, grande come lui. Venite con me. Valore aggiunto, valore vero. Allora, adesso sbufferà subito, è un mito, l'uomo dei record, l'eroico portiere, il capitano azzurro, il mister Dino Zoff. Quante lettere riceve tutta questa meraviglia d'uomo che ho davanti? No. Tuttora moltissime, da tutte le parti del mondo. Ecco, questo, da tutto il mondo. Sì. In Europa non ne parliamo, Germania, Francia, Inghilterra, ma Cina e anche altri paesi. Cosa ti scrivono, Dino? No, mi mandano anche delle foto da firmare, da rispedire, quindi insomma. Hai il tuo bel da fare? Beh, direi di sì. Ma sì. Allora, noi siamo tutti emozionati oggi, siamo arrivati qua per incontrarti, tutti emozionati. Tu sei lezione, insegnamento, valore. Tu che da bambino volevi giocare a calcio e fare il portiere? No, non so se volevo, lo facevo da bambino, ero lo scemo del villaggio, perché già da piccolissimo mi buttavo, eccetera, quindi sai, poi i più grandi ne approfittavano per farmi buttare, eccetera, quindi però non c'erano i sogni di dire farò o non farò, no, io, ai miei tempi non c'era ancora la televisione, quindi si giocava e Era il presente sempre, il futuro era troppo lontano, pensare già alla Serie A, non si poteva pensare così in alto. E pensare che invece, nel Mariano Calcio, che è stata la tua prima squadra, vero? Marianese. Insomma, tu sei alto come una porta, no? Tu sei il portiere per eccellenza, tu poi sei Dino Zoff, quindi... il ruolo del portiere l'hai inventato tu, ma eri più piccolino, insomma, anche tu sei stato bambino. No, certamente erano, sembravano essere dei problemi, perché insomma non ero proprio piccolo, però non avevo solo la visione futura di essere molto alto, quindi dicevo, ah, peccato. Ma ti misuravano con le tacche? Sì, sempre, c'era una falegnameria di fronte a casa mia e sullo stipite della porta bianca, della porta della falegnameria, e c'era sempre la misura, la data, eccetera. Che bello, scusa, mi è sfuggito tesoro, ma ti amiamo talmente tanto che è così. A casa la colazione e il pranzo di un piccolo grande Dino che doveva diventare alto e forte, insomma, voglio arrivare alla nonna che andava giù di uova. No, perché era un po' così delicato nel mangiare, non mi piacevano molte cose, non c'erano tantissime anche una volta. Però la nonna insomma ha cominciato con le uova e quindi per un paio d'anni ho viaggiato a 2-3 uova al giorno, ecco, quindi insomma... T'hanno fatto bene. Energia ce n'era. Energia. Poi, si consumava, ecco, la gioventù dei miei tempi, è brutto parlare dei miei tempi, però okay. Nei paesi eccetera, quindi c'erano spazi, possibilità di gioco, quindi non c'era la scuola calcio, eccetera, si giocava tra amici a calcio per 6 ore. Insomma, sei ore? Ma sì, da fine della scuola fino a cena,
dipende, o il bagno o altri giochi, insomma tutte. Dino, tu hai detto una cosa tra le tante, bellissima prima, c'era solo il presente e quel presente tu, da bravo friulano doc, lo vedevi, ogni cosa che facevi chiamava il tuo impegno, andavi a scuola? Io venivo da una famiglia che quando si facevano le cose dovevano essere fatte bene in qualsiasi campo. Mio padre era sotto questo aspetto, ha detto bisognava lavorare bene, e non importanza che lavoro fai, quello non fai, eccetera. Quindi l'importante è lavorare bene, questo era un segreto, era. Poi non si parlava molto una volta, però erano le cose scritte dappertutto, anche se non erano scritte, non so se rendo l'idea. Quindi, ma fino a tardi, per dirgli che non c'erano scuse su niente a casa mia. Ma già arrivando, per esempio, che giocavo già in Serie A, una volta ho preso un gol e mio padre mi fa un tiro, ma non da lontano, come dicono, come erano quelli dell'Argentina, ma un tiro così, e mi dice, ma come mai quel gol lì? E io ho detto, ma sai, non me l'aspettavo tirasse, e lui mi fa, perché fai il farmacista? Se fai il portiere, se non te lo aspetti te, per dire, non ce n'era, non è che... raffreddore, non è raffreddore. No, non fa il farmacista, non l'ha mai fatto, non l'ha mai fatto. Voi ve le ricordate, le parate di Dino Zoff, ce le ricordiamo tutte, arriveremo anche a quella del tiro del Brasile 1982, ma ci arriviamo tra poco, lui è qui, non se ne va, noi nemmeno, è un'occupazione, ci vediamo tra un attimo, grazie. Siamo usciti da casa, dalla nostra casa dell'Ora Solare, dallo studio, ne valeva veramente la pena. Circolo Canottieri Aniene, che ancora ringraziamo, e lui, il grande, meraviglioso, unico, irripetibile Dino Zoff, che ora sta facendo. Ma questa. No, mi devi sopportare, Dino, oggi. Ti sopporto benissimo se non adoperi queste grosse parole, mi metti in difficoltà, hai capito? Mi è difficile, proverò ad adoperarle con cautela, va bene. Ecco. Allora, abbiamo detto Mariano del Friuli, siamo in provincia di Gorizia, hai sottolineato tante volte anche il valore dell'oratorio, no? Ma dell'oratorio... Non proprio oratorio, quasi oratorio. Certamente... Insomma, le cose, i giochi, che non so, il ping pong e tutte quelle cose lì si facevano anche al chiuso, ecco, per il resto, se no, si giocava sempre in campagna e nei boschi, dappertutto, sempre. Alberto, tu hai fatto anche il meccanico? Sì, ho fatto. Ho fatto 3 anni di avviamento professionale, una biennale tecnica. Nel paese vicino a Cormos, paese di Pizzul, sì. E poi ho fatto 2 anni di motorista in una grande officina, però ero già passato all'Udinese, quindi lavoravo. Lavoravi e facevi? Sì, ero nei giovani, non nei giovanissimi, ma nei giovani, quasi nelle riserve già. I tuoi genitori, abbiamo sentito poco fa, non fai il farmacista, meraviglioso. I tuoi genitori, quando hanno visto che, insomma, non solo le tacche erano salite perché il ragazzino era cresciuto, è cresciuto molto bene, ma eri diventato, insomma, la tua professione era quella del calcio, no? Sì. No. Ecco, cosa dicevano di questo figlio che si era messo sulla strada? Ma no, logicamente nel paese, insomma, erano anche orgogliosi di questo, insomma. E sai, poi le cose andavano inizialmente non tanto bene calcisticamente, però dopo, insomma, hanno preso la strada giusta. E quindi direi che, insomma, ogni tanto mi seguivano... però sempre con un certo distacco, ecco, non c'era
questa pressione sempre, perché mi ricordo che dall'Udinese sono passato al Mantova e c'era da fare, non c'erano procuratori una volta, e quindi si gestiva l'ingaggio personalmente col presidente. E lui mi disse: ma come vado? Vieni anche tu? No, 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 ho detto vai pure da solo, impara a vivere. Sempre papà questo. Eh sì, era logico. Era un E saggio quindi, tuo padre. beh, insomma, ho avuto un'esperienza di un sacco d'anni di guerra, eccetera, quindi direi che, insomma, sì, però, insomma, la famiglia era questa, E la tua ecco. mamma? La mamma era perfetta in tutto, molto dolce, insomma. Ti coccolava forse un po' di più. C'era. Insomma, no, aveva anche molto da lavorare, quindi sai, era un tempo di poche coccole una volta. Però tua mamma di te, di questo figlio così bello, me lo permetti? Così grande? Vabbè, ma sai, erano orgogliosi certamente, però insomma sempre preoccupati che dovessi fare le cose per bene, insomma, quindi era una regola in tutto. Le hai fatte molto bene. Allora, io ho qui una cosa da farti vedere, una. Luogo che ti è molto caro, casa tua, ovvero il tuo paese, dove sei anche diventato un museo. Guarda, Questo è il campanile. Il comune di Mariano del Friuli fa 1300 abitanti, ci Il più grande conosciamo tutti amico. in Ah, paese. mi E emoziona così questo. conoscevo anche Dino, l'ho incontrato dopo a Udine. Che lui aspettava la corriera per venire a casa dopo aver cominciato gli allenamenti con l'Udinese del 56-57. E di lì abbiamo fatto più amicizia. Poi ho fatto amicizia di più con la famiglia. Stavo bene con lui, ecco, e lui stava bene con me perché si parlava delle cose del paese, non di calcio. Mi ha capito, l'amicizia era grande fra me e Ah, lui. mi stai emozionando, mannaggia! Quando ho vinto dell'82, qui era già pieno di gente, la banda di Mariano sono venuti giù suonando e qui fino alle 3 dopo mezzanotte, 4, per fortuna che è venuto un temporale e così la gente è andata a dormire. Qui era la cantina del papà, abbiamo tirato via tutto e mi sono messo in testa di mettere qualche foto di Dino, qualche maglia che avevo. E di lì, un giorno, quando Dino è venuto da Roma, gli ho fatto vedere, si è messo a ridere e ho capito che era contento. E di lì siamo andati avanti. Qui dico la verità, vengono gente da lontano, a gente, tifosi, ma più tifosi di Dino che non perché era nella Juventus o di qua o di là, per la persona, ecco, per la persona seria, gentile, è stato fortunato, è stato bravo, ha fatto sacrifici per arrivare dove è arrivato, ha lavorato tanto, lui faceva sempre mezz'ora di più allenamento degli altri. Basta, dai. L'amicizia è rimasta, sebbene che ho 14 anni più di Dino. Ogni settimana lui mi telefona e vuole sapere della mia salute, ma lui vuole parlare friulano, parla sempre friulano. Ti mando un saluto come sempre, Dino, e coraggio. Vecchio felice, oh. Questo è stato l'amico, il tifoso, ha fatto tutto lui. Mi portava a Udine con la Topolino, ma insomma, vedi, mi emoziona, vabbè. L'abbiamo fatto apposta.
Vabbè, d'accordo, vedi che non sono così freddo come dicevano in campo, eccetera. No, mi fa particolarmente piacere per lui, ecco, perché insomma ci tiene tanto, ha fatto tanto, sta facendo tanto. Insomma, una persona veramente, è la storia del paese, mia, eccetera. Quanto vale il tuo Friuli nel tuo cuore? Quanto è grande? Quanto occupa? Eh beh, tanto, ma sai, la gioventù, la vita, la diversità anche della mia vita di un tempo, sì, mi sento un po' sradicato, questo è vero, però essendo via 50 anni, sai, si perdono amicizie, amici. Però loro non ti perdono mai, loro sì. Lui perché però ha un'età, poverino, che mi fa straordinario. Straordinario. Grazie signor Felice, ovviamente noi No, no, le mandiamo baci. non dovevate mettermi in difficoltà nel bene così, ma mi fa particolarmente piacere perché ha dei meriti, perché ha costruito lui tutte quelle cose, è veramente una persona straordinaria. Io non ho mai pensato, ma con molti, che tu fossi uno freddo. Tu sei sempre stato solo zoff. Cioè, voglio dire, ti arriva un'orda di uomini con un pallone ai piedi davanti e tu sei in porta, e mica c'è tempo per fare tanti sorrisi, tante smancerie, insomma. Tu eri lì No, ed no, eri, no, beh. no? Sì, no, no, ero lì, beh, Certo, insomma. dopo non molte parole, però Ma insomma. no, no, sai, mi sono sempre ricordato che, insomma, in fondo facevo una vita che la passione non mi faceva sentire. Io non ho fatto sacrifici. Anche se ti allenavi sempre mezz'ora in più degli Ma altri. no, no, ma era un piacere, no, 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 non esistono. Non esistevano il sacrificio quando tu fai una cosa con passione, non c'è, è piacere sempre, quindi è il piacere dei miei tempi, adesso sarebbero sacrifici immani per dire, ma perché il mondo cambia, però insomma, Ti piace questo mondo che cambia, dimmi. beh, un po' troppo, no, no, che è giusto che cambi, le generazioni hanno sempre avuto degli attriti, ecco, l'importante però che molte volte si mancano delle cose importanti che valgono per tutte le Quali? generazioni, beh, insomma, i comportamenti, l'educazione, la visione del prossimo, ecco, sono tante cose la dignità, sono tante cose che insomma, dovrebbero comunque rimanere Il sempre. rispetto dell'avversario, chiunque esso Beh, sia, anche se non fai sport. Quello sì, l'avversario, difatti generalmente a me capitava di non esultare oltre il limite, ma per il rispetto agli altri. Perché le cose studiate prima non mi piace, l'entusiasmo, uno fa gol, vai, invece se fa un balletto, tutti che gli fanno il balletto che lo studi prima, cosa vuol dire? Non c'è rispetto per l'avversario. Ha preso gol, ma Sì. basta. Sì, no, 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 tu è logico, Esulti, mi fai però. gol, mi esulti, corri, fai quello che vuoi, ma se mi fai il balletto davanti, insomma, ti posso dare anche un calcio nel sedere, ecco, non lo so. No, 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 io sono Scusami. onesto nel mio, per esempio non ho le sceneggiate che capitano di uno che si butta giù, eccetera, per acquisire un fallo, un rigore, eccetera, mi fanno uscire di testa. Senti, 1982, Arriviamo lì. non vedevo l'ora di arrivare a tutto questo. 1982 e tu sei il capitano, ma sei il capitano in tutto e per tutto. Arriviamo a Enzo Bearzot. E c'è, fra tutte le cose, fra tutte le cose straordinarie che tu hai fatto, c'è quella parata, al Brasile. Già noi ci trovavamo davanti Argentina e Brasile. Oddio, noi a casa con Argentina e Brasile, Beh, proprio quelli. forse Argentina e anche Brasile. noi. Anche voi, non dubito. Anzi, credo voi di più. E c'è quella parata e quel tuo prendere il pallone e dire no, no, di no.
quell'istante me lo racconti per la millesima volta? Ma sai, quell'istante sono gli istanti decisivi per una carriera, perché se c'era il gol non c'era il mondiale, non ero Zoff come sono considerato adesso, non tante componenti in un meno di un secondo, e in quella parata lì, che era una parata difficile perché le componenti erano molto importanti, perché avevo gli avversari avanti, non potevo respingerla, dovevo prenderla e non dar l'impressione di tirarla fuori perché ero sulla linea. Sì, certo. E quindi tutto. Poi dopo i brasiliani che esultavano per il gol, io non vedevo l'arbitro, e in quell'attimo lì mi è passato in mente una partita precedente dove l'arbitro mi diede il gol e non c'era, sempre con la nazionale, un amichevole con la Romania, credo. Per dire tutto in un secondo. Poi dopo, quando sono riuscito a vedere l'arbitro che era sulla destra, che ho capito che aveva visto giusto, allora mi sono... Però sono stati 2-3 secondi, tre terribili. A noi è andato via proprio, abbiamo perso il colore. Noi mondo, noi mondo. No, e poi questo modo, tu direi, faccio il portiere, però questo modo che avevi, quella palla tu la tenevi, come dire... La palla decisiva, insomma, è quella palla, insomma, lo sport c'ha gli attimi che sono quelli che determinano una vita, una cosa, eccetera. Quindi direi che è tutto in un secondo. E c'era, non torneremo sul silenzio stampa, su tutto quello che fu, però no, c'era... No, una componente anche quella, il silenzio stampa, la reazione, insomma, sono situazioni anche pesanti da affrontare, difatti... Mi sono preso io la briga di parlare, ecco, uh-huh. Perché logico, avevo un'età, capitano, eccetera, ho detto, certo. Voi pensate a giocare, che il resto ci penso io. Ma quel bacio che tu dai a quel tuo, a quell'altra parte di te, che è Enzo, che è e rimane Enzo Berzot, era solo gratitudine, era anche un modo per dire al mondo... Grazie a quest'uomo che ha subito minacce, insulti. Ma c'era tutto. Difatti, noi friulani, era anche un gesto un po' esagerato. Difatti, ci siamo un po' vergognati, a dire la verità. Però era tutto l'amore per quest'uomo. Ecco, questo. Era speciale Berzot. Ma era un comandante vero. Sai, i comandanti veri fanno andare le navi sulla rotta giusta. Prendono loro le pallottole? Sì, quello è importante, ecco. No, ma in tutto e per tutto, perché è un uomo di cultura, anche se era sbeffeggiato, eccetera, aveva tutte le qualità, tutta la sostanza della vita, quindi sai, sono cose magari che vengono prese, certo, in media devono fare tante cose, ecco, quindi non sempre si riesce a andare in fondo a un uomo, quindi... Tu e Berzot parlavate in friulano? Sì, quasi sempre. Quindi non vi capiva nessuno? No, è stato un uomo per me fondamentale, si è giocato la vita... su di me, perché insomma sono venuto caro dall'Argentina, insomma, con un sacco di critiche, 78, eccetera, certo. Quindi, e poi gli hanno addossato le critiche anche su questo, quindi mi sentivo anche responsabile di tante cose, ecco, e perciò sono stato particolarmente felice per lui. Siete rimasti amici sempre, vero? Ma sì, ma non è che sempre, c'è, uno è amico, basta, non sempre, sempre non esiste, sei amico, basta, no. Il sempre è già una specificazione, sempre vuol dire amico, basta. Caro vecchio amico. Caro vecchio amico.
Allora, proviamo a non commuoverci. C'è quel momento in cui, non mi ricordo onestamente, forse era re Juan Carlos che ti doveva consegnare la coppa, non mi ricordo se fosse lui, non te la consegnavano mai, Dino, c'era questo, tu tenevi questa coppa in mano e noi volevamo solo, la partita era vinta, il mondiale era vinto, però volevamo quel gesto, volevamo vederti ma, sollevare la coppa del mondo. Io ho fatto anche un libro e il titolo è Dura poco la gloria, perché no, è un titolo sbagliato, perché essere in gloria dura poco, ecco, in quel momento ero in gloria, perché sei viaggi a 50 metri da terra e perciò sei volevo addirittura baciare la regina, che non è non si fa per protocollo, ecco, però per protocollo, ma lei, eccetera, sarebbe stata, ecco, contenta, ne siamo sicuri. Sì, quindi, ecco, e quindi hai momenti veramente, perché lo sport, il calcio dà delle felicità così prorompenti, immediate, che è difficile da... In quell'istante, Dino, tutto quello stadio che urlava... Ma tutto... non senti neanche lo stadio, sei troppo... una gioia personale che son contorno tutto, non sai neanche se ci sono o non ci sono, hai capito? Hai pensato ai tuoi genitori in quel momento? No. No, perché pensi dopo, perché pensi quel dopo. Momento lì, no, vedi, sono onesto, perché no potrei, quel momento lì sei in paradiso te, sei te, basta, sì, poi tutti ti abbracci, fai, non sai chi abbracci, eccetera, non è questo, però certamente poi dopo ragioni, moglie, genitori e tutto, hai capito, anche figli se vogliamo... Però viene dopo, lo sport non dà pensieri in quel momento, almeno quando hai una soddisfazione così importante. Io, capitano, 40 anni, sai che hai toccato la vetta nella tua professione che non si rifarà più, e quindi è la chiusura quasi di una vita fatta bene, certamente con delle sofferenze delle volte, però la sofferenza maggiore nel calcio l'ho provata all'inizio, perché ero già da giovane, dovevo andare con la juniore, sai, gli europei in Portogallo con la nazionale juniore di calcio, che era l'Udinese, e quindi dicevano tutti Zoff titolare, bisognava tirar fuori il secondo, arriva, quindi mi hanno fatto fare il passaporto al paese, 1500 abitanti, sai. Quindi sentivo proprio. E poi invece venne fuori la convocazione che mi hanno lasciato a casa, quindi è stato veramente difficile. E poi dopo invece è andato con le cose alla grande. Puoi arrivare a questo tuo compleanno tondo, soddisfatto. Eh sì, però arrivi, l'importante è arrivare al compleanno, no? Prima di tutto. E poi è passato, è bello ricordare ogni tanto, poi ti ricordi sempre meno tu, anche perché sai, dei compagni che non ci sono più, quindi sai, non è che hai tante. Poi il mondo moderno viaggia a 2000 all'ora. Brucia tutto in 24 ore. Ti noi invece fermiamo il tempo, nel senso che ci fermiamo per un attimo e ritorniamo con, e qui glielo devo dire, Sua Maestà Dino Zoff, me la sto tenendo da mezz'ora sta cosa, Sua Maestà Dino Zoff, tra poco all'ora solare. Oh. Allora, Dino Zoff che sta per compiere 40 anni, più 40 anni di esperienza, possiamo dire così? Sì. Grazie, sono contenta, bene, l'ho azzeccata, perché insomma Dino 80 è 40 più 40. Sì, no, sì, sono 40, sono tanti, ecco, quindi direi che...
bisogna ringraziare che siamo ancora qua a raccontarcela, ecco, questo no, l'esperienza, la vita, insomma, ce n'è da raccontare, però da raccontare, non da... da riuscire a ancora a fare molto, insomma. Io quando sento della gente come me che dice ah, io mi sento 20 anni, non è così. No. Parola di Zoff, non è così. Tra le altre cose, io voglio ringraziare Matteo Marani, presidente del Museo del Calcio di Coverciano, perché tantissime immagini noi le stiamo mostrando a tutti voi grazie a questo aiuto. Vedete, questa puntata è stata tutto un collage di persone che amano Dino Zoff. Torno un attimo su quella finale del Mondiale. Quell'urlo di Marco Tardelli, tu eri dall'altra parte, per forza. Beh, veniva contro di me, però. Ecco. Come lo ricordi tu? Ma me lo ricordo, se lo ricordano tutti come si ricordano. No, ma tu, io voglio sapere tu. Ma era una consacrazione quasi della partita, ecco, perché è arrivato il secondo gol. Insomma, poteva essere considerato una pietra importante per finire in gloria, ecco, quindi direi che... Quell'espressione c'era tutto, ecco. Ecco, c'è una cartolina di Marco Tardelli. Caro Dino, sono qua al Foro Italico e mi sembra il posto adatto per farti gli auguri di buon compleanno, perché sono sotto un monumento e tu sei stato un monumento del calcio, lo sai sempre. E dietro alle mie spalle c'è l'Olimpico, dove tu hai giocato, dove abbiamo vinto tante battaglie insieme. Volevo farti questi auguri, farti sentire che ci sono, perché tu per me sei stata una persona molto importante, una persona che mi ha protetto, che mi ha aiutato nei momenti di difficoltà. Abbiamo sempre parlato di cose, di famiglia, di lavoro, e tu mi sei sempre stata a sentire. Non so se ti ricordi, perché probabilmente l'età non ti aiuta, naturalmente la battuta, se ti ricordi che c'era stato un allenamento a Torino con la Juventus, dove tu mi hai preso un po' in giro, dove qualche anziano ti ha dato una mano nel fare questo. Io da toscano permaloso, avevo 20 anni, ci sono rimasto molto male, sono andato a casa molto arrabbiato. E tu devi aver capito questa cosa, perché nel pomeriggio mi hai fatto una telefonata dove mi hai detto di non fare lo sciocco, mi hai rasserenato. Sono cose che in un gruppo capitano, però mi hai fatto capire soprattutto che mi volevi bene, che avevi affetto per me e che mi volevi proteggere. E questo per me è stato molto importante. E l'hai sempre fatto, anche durante poi la vita, dove ogni tanto ci troviamo, ci scambiamo battute, cerchiamo di essere simpatici. Grazie per tutto questo, ti faccio tantissimi auguri e ti auguro ancora 20 anni di grandi compleanno. Ciao Dino. Madonna, ma siete dei pazzi, mi fate sentire tutte queste cose straordinarie, insomma. Madonna delle rose, oh, io dovevo, insomma, pensavo di venire a raccontare, a fare un po' il narciso sulle mie cose, invece mi portate queste parole che proprio che vi mettono in difficoltà. Marco ti vuole molto bene. Lo so, difatti, insomma, ha ragione che lo prendeva un po' di punta, perché si arrabbiava. Quindi... Com'è un narciso friulano? Il narciso friulano è, diciamo, combatte il narcisismo con i numeri, con il fare. Io mi sento narciso, però voglio così prendere un po' le distanze da questo mio narcisismo con i numeri, con le partite, col coro, con i trofei. Sì, va bene, sono un po' narciso, però c'ho questo, hai capito? Non è che sono narciso e racconto la favola dell'orso. Dici, scusatemi se sono un po' narciso, però... I numeri sono numeri, insomma, ecco, quindi
quindi mi vergogno un po' a chiamarmi bravo, perché poi non sono così bravo, perché i timidi non sono mai così bravi come si presentano. No, non credere, guarda che chi era bravo è stato Sirea, che l'ho controllato per diverso tempo perché era così bravo, che diceva, siccome io mi sento timido, mi considerano bravo e non sono così bravo, lui invece era bravissimo, era stile, era proprio l'autentico stile, non forma, stile giocando, fuori campo, tutto, ecco, quindi per dire, ecco, lui potevo dire bravo e si poteva dire bravo lui, io no. Gaetano Scirea, Mariella Scirea, cara, adorabile, Gaetano Scirea, quanto è mancato? Ma mi è mancato perché veramente, come dicevo prima, era un uomo splendido, proprio sereno. La serenità è una cosa che è difficile, no? Perché sei felice, sei triste. La serenità è veramente una base importante. Lui lo era, e quindi il suo comportamento, oltre alla grande classe, ha vinto tutto, insomma, avrebbe meritato 50 pagine di giornale sportivo, invece magari vanno ad altri. E quindi è stato veramente la classe e stile in campo e fuori, sempre. Mai un gesto fuori dalle regole, io posso farlo, quindi per quello non mi ritengo così bravo, ecco, perché, però lui no, lui era veramente tanto di cappello, poverino. A questo tuo meraviglioso compleanno manca lui e manca Paolo Rossi. Non dovrebbero avere l'autorizzazione ad andare via, no? Sai, la vita purtroppo sceglie lei, insomma, quindi purtroppo certamente persone che mancano, e questo purtroppo non c'è niente da fare. Dino, parliamo dei tuoi festeggiamenti, perché saranno rinascimentali, cioè qui ci sarà un anno, c'è il giubileo della regina Elisabetta e c'è il giubileo di Zoff, scusami. Sì, cioè, ma il record della regina Elisabetta è imbattibile, però. Capito, non giocavo in porta, però, scusami, non ha vinto il mondiale dell'82, non giocavo in porta, gli europeo. Quanti scudetti hai vinto tu? No, sei, però insomma sono l'unico giocatore italiano che per adesso, auguro che qualcun altro vinca adesso il mondiale, perché sono l'unico giocatore italiano che ha vinto gli europei e il mondiale con la nazionale, ecco. Quindi nel 68, ecco, anche quella è stata una parentesi molto importante nell'ambito proprio dell'inserimento ad un certo livello internazionale. Partiamo e poi non sei partito, poi quando sei partito però non ti ha fermato più nessuno, insomma. Sì, perché da Udine che avevo fatto male sono andato a Mantova, da Timido. Sei andato a Napoli. E dopo, ma prima a Mantova, dove ho trovato anche mia moglie, che siamo tuttora a giocare in ruoli diversi, a scontrarci in ruoli diversi. L'allenatore chi è? Lei? Chi fa il capitano a casa? Beh, insomma, a casa è difficile fare il capitano, però insomma, con voi donne, vabbè. Con noi donne è difficile. Avete una forza importante, insomma. Grazie. Quindi sì, ma lo dico veramente, ecco. Però così va bene, ecco. Senti, come nonno come sei? Ma sai, come sono? Come sono, così, certo. Nonno Zoff.
Sì. No, no, cerco di essere un po' più con qualche smanceria in più, ma non mi viene bene. Dino. No, che meraviglia che sei. No, no, è così. No, non no, ti cioè, vengono bene le smancerie, no? No, 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 però si vede anche, quindi mi apprezzano così come per sono. Per il fare. Così come sono. C'è una cosa che ti voglio chiedere. C'è questa fotografia che noi prendiamo dal Corriere della Sera, dove tu sei in discoteca, Dino Zoff è in discoteca, sta ballando, e lo spieghi perfettamente nell'intervista, ah, non si andava in discoteca mica tutte le sere. Dino, tu eri in discoteca con la giacca. Perché? Ci stavi ballando. E no, avevi la giacca. No, no, ero in camicia. La giacca se l'avevo quando siamo arrivati. Poi ah, dopo quindi no. Ti hanno fotografato l'istante in cui eravate appena arrivati. Perché ho detto, Zoff in discoteca no, con la giacca. Ma non, non si lo può. So. Non lo so. Zoff. Se, beh, no, con la giacca, non lo so, a dire la verità, non lo so se non l'avevo, so, perché non si festeggiava il campionato, quindi l'entusiasmo ti può far dimenticare, anche se hai giacca o non giacca. Sì, ecco. Hai ragione. Però effettivamente erano una festa dello scudetto, quindi si faceva molto tardi e ti dirò che insomma la mattina quando uscivamo, insomma c'era da vergognarsi, ecco, noi che uscivamo da aver festeggiato fino alla mattina e la gente andava a lavorare a Torino, alla Fiat, hai capito? Che caro. E quindi che sei. Non è insomma, un po' di vergogna ci passava. Che bella persona che sei. No, dai, non esagerare. Sei una bella persona, fatelo dire. Sono Narciso. Apposta, fatti dire che sei una bellissima persona. Allora, il telegramma di Pertini che si scusa per quella partita sull'aereo, che tutti ricordano, è storia. Sì, no, quando ho smesso mi ha mandato veramente un bel telegramma prendendosi la responsabilità di avermi fatto perdere a carte sull'aereo, eccetera, perché effettivamente insomma la partita a carte, se si dovesse fare adesso, gli addetti stampa lavorerebbero in 50 per la settimana, invece è venuta fuori quello naturalmente merito del presidente, ecco, quindi poi dopo sai le partite a carte poi ti pareggiano tutti i ruoli della vita, ecco, quindi sai, lui si è arrabbiato come qualsiasi altro. Come ad un tavolo sì, nel tuo Friuli dove potevate invitarlo con Enzo Bearzot. Papa Wojtyła, l'ultima cosa che ti chiedo, è stato un bel incontro? Straordinario, perché mi ha preso da parte, mi ha chiesto il portiere, sì, il portiere, e mi ha chiesto, è un ruolo di responsabilità, ho detto sì, è un ruolo di responsabilità, e poi mi ha detto, ma sai che anch'io da giovane ho fatto il portiere, ma insomma con molta partecipazione, proprio, no, ne è rimasta impressa proprio. Poi con lui anche c'è stato una volta con Bearzot che siamo a una presentazione nella sala grande, eravamo seduti io e Bearzot uno da una parte e uno dall'altra, che non succede spesso che si siede vicino, almeno se non in ufficio, eccetera, hai capito? No, io ho un ricordo straordinario del Papa. Questi sono i primi 80, Dino. Mi raccomando di giocare benissimo ai prossimi. E giocano gli altri, eh? No, sto parlando di te. I prossimi 80. Sì. No, non facciamo... Andiamo avanti come è logico che si va avanti tutti. Insomma, posso chiederti una cosa per chiudere? Sono vaccinata e disinfettata. Posso toccare la tua mano? La mano di Dino Zoff. Volevo fare questo. Grazie di essere stato con noi. Grazie a voi, mi avete fatto emozionare con i personaggi o degli amici che sono sempre presenti, però visti così, insomma, mi sono emozionato. Spero che anche loro si emozionino a vedere poi queste nostre poche parole.
Lo adoro, lo adoriamo. Dino Zoff, signori, ad applauso libero, avanti. Grazie a tutti. Basta ragazzi, basta, se no mi monto la testa. Volesse il cielo, sarebbe un'ottima idea. Grazie Dino. Eccoci, siamo tornati a casa dopo questa grandissima, grandissima emozione. Però, caro capitano, le sorprese non finiscono qui, perché sono arrivati gli auguri di Mariella Scirea, Mariella Scirea, la moglie del grande Gaetano di cui tanto ci hai parlato. Sono arrivati gli auguri di Antonio Cabrini, il tuo Antonio Cabrini, con una sorpresa dentro. E ci sono gli auguri di tutta la redazione dell'Ora Solare. Questa è l'Ora Solare. Grazie, capitano. Ciao Dino. Eccomi qua, so che sarai sorpreso perché naturalmente non ti aspettavi questa mia presenza, ma non potevo dire di sì a questi nostri amici che mi hanno invitato, così per farti gli auguri per questo tuo raggiungimento fantastico degli 80 anni. È un piacere, tu sai quanto noi siamo legati a te. In modo particolare tu per Gaetano eri il fratello maggiore, l'amico leale, l'amico sincero, ma soprattutto eri il suo capitano. E lo stesso vale per Riccardo, che ti ama moltissimo, vede in te la persona che è stata più vicina al suo papà e nello stesso tempo spesso mi dice: ma perché non andiamo a Roma a incontrare e a vedere i nostri amici Zoff? E per me, tu lo sai, tu, Anna e Marco siete stati, siete anche fate parte della mia famiglia, mi siete stati vicino, siete stati la mia roccia nei momenti in cui io ero disperata, e ancora oggi mi avete dato e mi date la forza per andare avanti e guardare al futuro. E questo stesso futuro che dico a te, dai Dino, andiamo avanti, abbiamo ancora un futuro per poter rivederci, per poter raccontarci. E quindi auguro a te veramente di passare queste giornate di compleanno vicino alla tua famiglia, alle persone a te care. Sappi che noi ci siamo. Buona vita ancora. Ciao Dino, auguri. Ciao Dino. Cosa si dice in queste occasioni? Auguri, buon compleanno, 80 portati bene. Ma io sinceramente vorrei ringraziarti. Ringraziarti per avermi insegnato tante cose come calciatore, ma soprattutto per avermi dato tante cose come uomo. E è vero, sei sempre stato di poche parole, ma mai banali. E ancora oggi, quando si parla del calcio di allora, cioè quello che abbiamo giocato noi, il tuo nome è legato alla tua grande professionalità e serietà. Verissimo, assolutamente. Soltanto una cosa. Peccato che la gente non sa percepire che tutti voi portieri siete mezzi matti. Ma io te lo sappiamo. Un abbraccio, Dino. Ciao, a presto.